Amici di Arezzo SOS Arezzo TV, buonasera e benvenuti un a po' questa... contorto oggi l'hai detto. Siamo contorti, che piove. Sì, guardavo che il mio borsino l'ho lasciato in macchina, perché dico, non si sa mai qui. C'hai tutti i tuoi averi? Tutti i miei grandi averi. Tu invece vedo che l'hai portato da buon ferroviere. Eccolo mai, qua. Mai non li tengo. Non qui. Li tieni? No. Qui è solo una finta. Sì. Ecco. No, per portare i documenti, calivali, se no sempre in tasca ti rompo. Non è che ti chiedono il biglietto quando ti vedono, no. No, c'è quello, cioè sono gli autisti che ci pensano. È vero, visto, poi vengono addirittura. Hai fatto la battuta. Tra l'altro, lo salutiamo, l'amico sindacalista che purtroppo ha avuto questo provvedimento, secondo me sproporzionato, perché si è rifiutato, no, di fare un biglietto per i suoi buoni motivi, che poi ha spiegato. All'epoca ce l'aveva un po' con te. Posto, io non mi pronuncio. Perché e tu gli hai fatto quel giochino dell'unificazione. Io ho fatto l'interesse dell'ATAM e ho fatto gli interessi soprattutto della città di Arezzo, e non l'interesse dei singoli. Ma quello ci pensavamo da sé. No, comunque io sto sempre dalla parte dei lavoratori, quindi va bene. Anch'io logicamente. Anche te. Ma hai detto lavoratori te. Beh, lavora, puoi dire che gli autisti non lavorano. Ma per carità, chi l'ha mai detto questo? Allora, c'è chi più chi meno. Vabbè. Non mi fa ridere, dai. Allora, siamo qui, però facciamoci seri, perché non addentriamoci, anche perché non vogliamo parlare di e questo. E poi tanto non lo conosci, sì, che ti ci stessi un giorno non intero qui a spiegartelo. Va bene, non ci voglio passare un giorno intero. Poi qui fuori che piove. Figuriamoci. Allora, ma però rifacciamoci seri, perché il tema è serio, perché è la sicurezza stradale. Perché hai fatto questo verso? No, quando hai detto il tema serio, anche se non sembra, la sicurezza stradale, perché ci è arrivata una segnalazione, siamo a San Leo, sì. Siamo non tanto distanti purtroppo dalla tragedia che si è consumata, ricorderai la morte di mamma e figlia con l'investitore, no, di origini rumene, completamente insomma fuori di sé, che andava a velocità probabilmente folle, e appunto c'è stata questa tragedia che ha colpito tutta la città e non solo. Ci è arrivata questa segnalazione perché, come vedi, qui c'è un solco, sono stati tolti i dissuasori, almeno un dissuasore è stato tolto, e pare che le macchine qui continuino a sfrecciare. E allora si dice, vogliamo un'altra tragedia? Certo, la strada è bella, grande, tutta dritta, e sinceramente porta un po' a camminare. Logicamente però i guidatori sanno che in mezzo così ai paesi... il pericolo è sempre in agguato, quindi penso che... Non è un paese, siamo una frazione alle porte. Un'infrazione. il pericolo è sempre in agguato, e quindi di conseguenza dovrebbero comportarsi secondo codice della strada. Qui anche 50 all'ora sarebbe molte volte pericoloso. Quindi va rimesso il dissuasore? Sì, ma serve a poco. Vabbè, serve soltanto a rompere le macchine, perché... Tu dici che non rallentano? Ma facciamolo per bene il dissuasore, non questo qui. Cioè quello... esatto, cioè proprio... facciamo veramente come si deve, facciamo un bel passaggio pedonale, rialzato, in modo che sia veramente un dissuasore. Così è soltanto una spacca sospensioni, tipo la macchina che usiamo noi. Perché noi li testiamo i dissuasori per vedere se funziona. Sì, ma l'avete testati parecchi, perché... è una macchina vissuta. Ah, ho capito. Comunque vissuto nel senso che hai viaggiato, non altro. No, viaggiato, ecco. In quel senso. Comunque forse c'è stata qualche protesta di residenti. Perché l'hanno tolto, scusa? Ah, questo non lo so. Ci potrebbe essere anche la necessità di un... non so se c'è qui c'è la linea del bus. Può darsi che anche il bus l'abbia richiesto. Sì. Può darsi che l'abbia richiesto, perché effettivamente il bus poi... Vedi che si ritorna a parlare di bus. Vabbè, quello era un esempio, no? Passa e quindi deve rallentare in modo vistoso, perché lo sa, c'è gente sopra. Non lo so, perché sicuramente gli addetti alla sicurezza stradale hanno previsto di toglierlo. Sicuramente su pressione di qualcuno. Però spieghiamo che lo tolgano, che l'hanno già tolto, che però ci facciano quello che dici tu, quello che c'è ad esempio nella strada tra San Leo e Pratantino. Faccio un passaggio pedonale così come si deve. Cioè, rialzo proprio della strada. Bravo, esatto. E non la gobbetta che ti costringe molte volte a frenare all'ultimo momento per evitare di spaccare la macchina.
che sono forse un po' quelli effettivamente anacronistici. Bravo, ormai. Bravo, esatto. Facciamoli tutti come si deve. Bravo. Però facciamoli. E come in Spagna. Esatto, facciamoli per una maggiore sicurezza. E come in Spagna. Perché come sono in Spagna. Così. Alti mezzo metro. Ah. Quindi se arrivi o sparato... Rallenti o voli. O voli. Quindi rallenti. Esatto. Ci vediamo domani. Ciao.